voglio mai amare. Ho sempre voluto che la bisogno della mia protezione. A ciò non si basti, questa sorta di proposta di costruire la condizione era così che sono tutta la decisione, anche di sua madre, 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 anche di Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to tonight's performance of La Locandiera, a comedy by Carlo Goldoni, a Venetian lawyer by profession, but a playwright by vocation. Our story is set in Florence in the year 2002, at the height of the Carnevale season. The charming and loving Mirandolina charms all those who come and stay at her inn. At the moment, the Marchese di Forli Popoli and I, the Conte d'Alba Fiorita, at your service, have fallen in love with her. A third nobleman, the Cavaliere di Ripafratta, is made of sterner stuff. He despises women and considers them frivolous and false. Upset by his lack of courtesy and attention, Mirandolina decides to teach him a lesson. In an effort to make him fall in love with her, she attends to him personally, prepares special dishes for him, and flatters his ego with a wonderful display of modesty. A poor fellow doesn't stand a chance. When he realizes he's caught, he tries to flee, but Mirandolina soon puts a stop to that by using a typical feminine but. Basta, enough. Let the comedy begin. Sulla locanda tanto vale il vostro denaro quanto vale il mio. E perché mai? Ma se la locandiera usa me delle distinzioni, mi si convengono più che a voi. Per quale ragione? Io sono il Marchese di Forli Popoli. E io sono il Conte d'Alba Fiorita. Conte, contea, comperate! Io ho comprato la contea quando voi avete venduto il marchesato. Basta! Io sono in questa locanda perché amo la locandiera. Tutti lo sanno e tutti devono rispettare una giovane che piace a me. Questa è bella. Voi mi vorreste impedire che io amassi Mirandolina? Perché credete che io sia in Firenze? O bene, voi non farete niente. Io no. E voi sì? Io sì e voi no! Sono chi sono! Mirandolina ha bisogno della mia protezione! Oh, Mirandolina ha bisogno di denari e non di protezione! Oh, denari, 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 denari non ne mancano! Io spendo uno zecchino al giorno, signor Marchese, e la regalo continuamente! Ed io quel che fo non lo dica! Voi non lo dite, ma... già si sa. Non si sa tutta. Oh, si sa, caro signor Marchese. I camerieri lo dicono. 3 paoletti al giorno. A proposito di camerieri, vengo al cameriere che ha nome Fabrizio, mi piace poco. Parmi che la locandiera lo guardi assai di buon gusto. Può darsi che lo voglia sposare. Per me, se si marita, le ho promesso 300 scudi. Ed io, se si mariterà, sono il suo protettore. E farò io, e so io quel che farò. Povero, venite qui,
Facciamola da buoni amici. Diamone 300 scudi per uno. Quel che fo, lo fo segretamente e non me ne vanto. So chi sono. Chiedila. Spiantato, povero e superbo. Mi comanda, signore. Signore, chi ti ha insegnato la creanza? Oh, la perdoni. Ditemi, come sta la padroncina? Oh, sta bene, illustrissimo. È alzata dal letto? Illustrissimo, sì. Asino? Perché, illustrissimo signore? Che cos'è questo illustrissimo? È il titolo che ho dato anche a quell'altro cavaliere. Tra me e lui vi è qualche differenza. Oh, sentite, dice la verità, ci è differenza. Me ne accorgo nei conti. Dite alla padrona che venga qui da me, che le ho da parlare. Eccellenza, sì. Ho fallato questa volta? Bene, bene, ma sono 3 mesi che lo sai, ma sei un impertinente. Come comanda, eccellenza. Non vuoi vedere la differenza che passa fra il marchese e me? Che vorreste voi dire? Tieni, ti do uno zecchino. Fa che anche egli te ne doni un altro. Grazie, illustrissimo. Eccellenza. Io non getto il mio come pazzi, vattene. Oh, illustrissimo signore, il cielo la benedica. Eccellenza. Morto di fame, fuori del suo paese, non vogliono essere titoli per farsi stimare, vogliono essere quattini. Voi credete di sovracchiarmi con i vostri denari, ma non farete niente, il mio merito vale più di tutte le vostre monete. Io non apprezzo quello che vale, ma quello che si può spendere. Ah, spendete pure a rotta di collo, Mirandolina non fa stima di voi. Credete che con tutta la vostra gran nobiltà di essere da lei stimato. Vogliono essere denari. Ma chi denari? Che denari? Vuole essere protezione, farsi portare rispetto bisogna. Quando non mancano denari, sì, tutti rispettano. Ma via, via. Amici! Che cos'è questo rumore? Si disputava sopra un bellissimo punto. Il conte disputava meco sul merito della nobiltà. Io non levo il merito alla nobiltà, ma sostengo che per cavarsi dei capricci vogliono essere denari. Veramente, marchese mio? Su via, parliamo d'altro. Perché siete venuti a Similcontesa? Per un motivo il più ridicolo della terra. Ecco, bravo, il conte mette tutto su ridicolo. Ah, il signor marchese è innamorato della nostra locandiera? Io lo sono ancora più di lui, ma egli pretende corrispondenza come un tributo alla sua nobiltà. Io la spero come ricompensa alle mie attenzioni. Pare a voi che la questione non sia ridicola? Bisogna vedere con quanta intenzione io la proteggo. Oh, egli la protegge ed io spero. Oh, in verità non si può contendere per ragione alcuna che lo meriti meno. Una donna vi altera, vi scompone una donna. Ma che cosa mai mi conviene sentire? Io certamente non vi è pericolo che per le donne abbia mai che dir con nessuno. Non le ho mai amate, non le ho mai stimate.